George Berkeley. Irlandese, però di dura formazione, origine inglese. Ricordate che l'Inghilterra aveva colonizzato l'Irlanda già da secoli, già da prima. Vive dal 1685 al 1753. Il suo nome dovrebbe ricordarvi qualcosa. Università di Berkeley in California, che nel 1964 fu il luogo dove prese l'avvio il movimento degli studenti degli anni 60, perché fu la prima università occupata dagli studenti. Come mai un'università della California ha usato il nome di questo filosofo anglo-irlandese? Lo scoprirete leggendo la sua biografia, interessante e curiosa. Diciamo che si recò e visse per un certo periodo di tempo negli Stati Uniti con un progetto preciso che poi non riuscì, tanto per cambiare, a realizzare. Dico tanto per cambiare a livello dei filosofi, no? A partire da Platone in poi, i progetti politici non sono molto pratici. Ok, la sua opera principale si intitola Trattato sui principi della conoscenza umana e fu pubblicata nel 1710. Berkeley parte dalla tradizione razionalistico-empirista inglese, ovvero dalla tesi fondamentale: ogni nostra conoscenza nasce da una sensazione. Ogni nostra idea è la copia mentale di una sensazione. E però dice, ok, se le cose stanno così, guardiamo da vicino, in modo molto preciso, dettagliato, in cosa consiste una sensazione. Come facciamo a sentire, percepire, adesso senza la distinzione labignaziana. In particolare, Berkeley esamina il funzionamento della vista sulla base di studi, diciamo, di psicologia della percezione visiva, no, di tipo anche con basi fisiologiche, che erano stati sviluppati nella sua epoca, e sostiene che quando noi attraverso sensazioni visive stabiliamo, percepiamo la grandezza, la distanza, la posizione di un oggetto, lo facciamo in relazione a dei movimenti del nostro occhio, dei nostri occhi, per esempio l'avvicinamento, no, o la distanza delle pupille, dato che, no, la visione è bifocale, comunque il movimento delle pupille di ognuno dei nostri occhi, e anche in generale alla maggiore tensione o rilassatezza, per così dire, o contrazione del tessuto del nostro occhio,
Comunque, in sintesi, in base a movimenti oculari, e in questo senso, appunto, la sensazione di maggiore e minore grandezza, di maggiore e minore distanza, non dipende, sostiene Berkeley, dall'oggetto, ma dipende da noi, dal soggetto. È una nostra costruzione mentale. Come esempio analogico molto banale si può portare quello, no, di un cannocchiale, di un binocolo, no? Voi sapete benissimo che da una parte, usando il binocolo nel modo corretto, può sembrare che gli oggetti si ingrandiscano, ovvero si avvicinino. Se invece lo giriamo e guardiamo dall'altra parte, sembra che gli oggetti, no, si rimpiccioliscano, ovvero che si allontanino. Dunque, in base semplicemente a un certo rapporto tra lenti, cannocchiale fatto di lenti, quindi a una certa modalità di come dire, modulare i raggi luminosi, io posso avere immagini, sensazioni diverse, indipendentemente dalla realtà oggettiva. No, la stessa cosa mi può apparire più grande o più piccola, più vicina o più lontana, qui oppure là. Quindi, analogamente, questo non è un esempio che fa Berkeley, ma diciamo in sintonia con il suo pensiero, analogamente funziona il nostro occhio. Quindi, in secondo luogo, Berkeley considera l'associazione di due sensazioni di organi di senso diversi, per esempio la vista e il tatto. Io posso avere, no, la sensazione di questo pezzetto di gesso, della sua grandezza, della sua distanza, della sua vicinanza, sia con la vista, ma sia contemporaneamente con il tatto, se non altro in relazione alla lunghezza del mio braccio, quindi posso, oltre naturalmente della sua dimensione, no? Secondo Berkeley, in realtà si tratta di sensazioni eterogenee, nel senso che appunto il sentire, no, per esempio la levigatezza o la ruvidità del gesso è tutt'altra cosa che vedere il suo colore bianco. Cioè sono, no, delle qualità sentite completamente diverse, eterogenee, intraducibili, e quindi che di per sé non si potrebbero unificare in un'unica sensazione omogenea e quindi apparentemente oggettiva. Anche questa unificazione è un'associazione mentale, cioè è un prodotto del lavoro della nostra mente. Oggettivamente, la mia sensazione tattile del gesso e la mia sensazione visiva, sempre di questo stesso pezzetto di gesso, sono separate. È la mente che le unisce per costruirsi l'immagine di un oggetto esterno unico cui queste sensazioni eterogenee si riferiscono. Appunto, la mente semplicemente associa, e quindi noi per abitudine, siccome lo fa continuamente, noi per abitudine ci costruiamo l'idea di qualcosa di oggettivo, di fisico, indipendente dai nostri sensi, dalla nostra mente.
a conferma, no, di questa analisi, Berkeley elabora una sorta di esperimento mentale, e cioè invita a considerare una persona cieca fin dalla nascita, che però ha imparato in base al tatto a distinguere, non so, un oggetto di forma quadrata o, no, un libro, un parallelepipedo, da un oggetto di forma sferica, per esempio una palla, ok? E quindi a saper distinguere, no, anche a livello geometrico, seppure in modo approssimativo, parallelepipedo, sfera. Secondo Berkeley, se questo cieco fin dalla nascita riacquistasse miracolosamente la vista, con semplicemente gli occhi, con la vista, non riuscirebbe a invece riconoscere un parallelepipedo piuttosto che una sfera, ovvero, no, un diario piuttosto che una palla. Quindi questo chiaramente attesta, secondo, secondo Berkeley, che appunto le nostre sensazioni visive e le nostre sensazioni tattili, ma ovviamente per estensione poi anche quelle uditive, eccetera, sono separate, non possono comunicare. In realtà, qualche anno dopo la pubblicazione dell'opera che vi ho citato, un medico di Londra operò un giovane cieco fin dalla nascita, no, ma non per una, proprio per un difetto dell'organo della vista, ma a causa di una cataratta congenita. Quindi tolse la cataratta, sapete, no? Cioè, è una membrana che si sovrappone, appunto, diciamo così, alla cornea, no? All'iride, eccetera, all'occhio, e quindi impedisce di vedere. Non avete mai sentito le operazioni? Quindi lui l'ha tolta, questo ragazzo ha cominciato a vedere, e effettivamente per alcune settimane visivamente non riusciva a riconoscere ciò che aveva imparato a riconoscere tattilmente, a livello di tatto. Ma quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire, secondo Berkeley, che tutte le idee che abbiamo nella mente, in quanto legate a sensazioni, derivate da sensazioni, hanno un'esistenza puramente mentale. Esistono soltanto nella nostra mente e per la nostra mente. Questa tesi fondamentale è sintetizzata nell'affermazione latina esse est percipi. Cioè l'essere, ovvero poi la realtà, consiste nell'essere percepito, in ciò, cioè, che viene percepito dalla nostra mente, nella percezione mentale, nella nostra percezione mentale. Le idee che riproducono le sensazioni esistono a livello intramentale, cioè la tesi, no, radicale, impegnativa, estrema, secondo Berkeley, esiste solo la res cogitans,
tutto, tutta la realtà è solo res cogitans. È solo pensiero. Ovvero, non solo non è necessario, ma non è nemmeno logico, adesso vedremo perché, presupporre l'esistenza di oggetti fisici indipendenti dalle nostre sensazioni, che sarebbero l'origine delle sensazioni, e i correlati delle sensazioni. Perché? Perché abbiamo visto che le sensazioni sono tali in quanto sono percepite dalla nostra mente. Quindi, non possono essere oggetti indipendenti dalla nostra mente. Viceversa, se noi assumessimo per assurdo che effettivamente esistessero degli oggetti indipendenti dalla nostra mente, ma allora se sono indipendenti dalla nostra mente non li possiamo conoscere. Cioè, se anche esistessero non potremmo conoscerli. Se sono indipendenti dalla nostra mente, dunque, nel momento in cui le sensazioni esistono in quanto noi le percepiamo, ovvero in quanto sono nella nostra mente, appartengono alla nostra mente, tutte le sensazioni, quindi le relative idee, sono mentali. Hanno una realtà intramentale. Ma allora com'è possibile che la stragrande maggioranza degli uomini, da sempre, forse ancora a lungo, creda che invece le nostre sensazioni derivano da oggetti esterni alla nostra mente, indipendenti da noi? Risposta di Berkeley: è una credenza, ed è una credenza falsa, come argomenta il fatto che sia una credenza falsa, analizzando come appunto essa viene prodotta dentro di noi, dalle nostre menti, cioè attraverso la facoltà, l'operazione mentale della astrazione. Puoi ripetere questo? Sì. Allora, se crediamo falsamente nell'esistenza di oggetti esterni indipendenti dalla nostra mente, è perché crediamo nella possibilità dell'astrazione mentale. In cosa consiste? Perché? Cosa c'entra con? Perché pensare che esistano degli oggetti indipendenti dalle nostre sensazioni, idee, equivale appunto ad astrarre da qualcosa che è immediato e concreto le idee che riproducono le sensazioni che abbiamo dentro di noi in modo evidente e in modo immediato. Quindi le nostre idee di sensazioni, di proprietà esterne, interne, di ricordi, di immagini inventate, fantastiche, di oggetti, di cose singole,
Noi da queste idee astraiamo, che sono immediate e concrete, astraiamo appunto l'esistenza di oggetti al di là, no? Di oggetti esterni alla nostra mente, ma l'astrazione non esiste, nel senso che quale sarebbe la prova dell'astrazione? Berkeley fa riferimento a John Locke. Se vi ricordate, ricordatevi la teoria delle idee generali, cioè dei concetti di Locke. Appunto, i concetti, per esempio, il concetto di cane si formano astraendo dalle differenze e considerando soltanto le uguaglianze tra tutti i cani oggetto della nostra esperienza sensibile. Ok? Per astrazione. Togliamo la differenza tra un alano e un bassotto e quindi ci formiamo per astrazione dalle nostre sensazioni, idee, no, immediate, ci formiamo l'idea generale astratta di cane, ma Berkeley dice, e in questo senso la pensa come Hobbes, riprende Hobbes, dice non è vero, noi non abbiamo mai in mente questa fantomatica idea generale di cane, no, non abbiamo mai in mente un cane generale, non solo non esiste, ma non ha, nelle sensazioni, perché le sensazioni sono sempre singole, ma non ce lo formiamo nemmeno, non è vero che ci costruiamo questa immagine, questa idea generale, noi ogni volta che pensiamo i cani, pensiamo a un cane particolare che ci ha colpito in modo, no, specifico rispetto a agli altri che abbiamo potuto vedere. Quindi pensiamo a Pluto, perché ci piace di più Pluto, ma pensiamo sempre, quindi non astraiamo mai, pensiamo sempre a una sensazione, idea singolare, individuale. Quindi l'astrazione non esiste. Dunque, il fondamento della credenza in oggetti indipendenti dalle nostre sensazioni e idee, appunto, non esiste, non c'è. Questa credenza non ha alcuna base effettiva, questa credenza appunto è falsa, ma allora è anche falsa, coraggio, è anche falsa la distinzione, sempre per astrazione, tra, sempre di Locke, tra qualità primarie, oggettive, vere, no? Cioè le proprietà quantitative, e invece le qualità secondarie, soggettive, false, cioè le proprietà qualitative, colori, odori, sapori, non c'è nessuna differenza, non c'è nessuna differenza. Le sensazioni idee di quantità sono identiche alle sensazioni idee di qualità. La sensazione della lunghezza di quel banco è della stessa specie della sensazione del suo colore bigio, vagamente nocciola scolorito e sporco qua e là. Quindi sono, no, in realtà tutte soggettive, nel senso di tutte mentali, tutte costruite dalla nostra mente. Dunque, in un certo senso, in parte, la nostra conoscenza della realtà corrisponde a un sogno, è come un sogno, è come quando sogniamo. Tanto è vero che quando sogniamo, finché sogniamo, siamo convinti che quello che stiamo sognando sia oggettivo. Non è qualcosa che stiamo producendo mentalmente noi, è qualcosa che esiste oggettivamente indipendentemente da noi.
Tanto è vero che se abbiamo un incubo, no, ovviamente, non so, di un'auto che ci insegue, che ci vuole asfaltare, per così dire, no, fuggiamo, perché è un'auto indipendente dalla nostra mente e quindi ci può appunto fare del male, no? E quindi nel sogno fuggiamo. Poi, quando ci svegliamo, diciamo, ah, era tutto un sogno, per fortuna, mi sono immaginato tutto, quell'auto era un frutto della mia immaginazione, no, in effetti appunto i sogni per Berkeley sono prodotti dalla facoltà mentale dell'immaginazione, che è quella che è capace di combinare più idee e sensazioni, pezzi, no? È già la nostra, no? Sì, vabbè, fatemi finire. Che sono arrivato. Quindi, allo stesso modo dovremmo, no, giudicare ciò che vediamo quando siamo svegli. Anche se ci sembra oggettivo, in realtà dobbiamo riconoscere, capire, comprendere che è una nostra produzione mentale. Ok, e qui però concludiamo. Però c'è una differenza tra i sogni e tra i sogni notturni e il grande sogno, diciamo così, ad occhi aperti, diurno. I sogni sono diversi da persona a persona e sono arbitrari, non hanno regole, non hanno leggi, ne capitano di tutti i colori, peggio che nei cartoni animati. Invece, nel sogno diurno ad occhi aperti, no. È un sogno universale e collettivo, comune a tutti, ordinato, regolato in base a delle leggi. Come si spiega? Si spiega grazie a Dio. Dio è la mente infinita che ci trasmette stimoli puramente mentali, puramente razionali, di pensiero, che sono l'origine delle nostre sensazioni e poi quindi delle nostre idee, ma appunto gli stimoli che Dio ci fornisce appunto sono uguali per tutti, sono regolari, basati, ordinati, basati su leggi e quindi danno luogo ad una visione del universale necessaria del mondo, dell'universo come un universo regolato da leggi.